Ciao a tutte ragazze, oggi volevo farvi vedere una nail art di French Viola con fiore. L'occorrente è uno spot dotter, uno dotter piccolo, due pennelli, una punta fine e una extra fine, i colori acrilici, un bicchiere di acqua, lo smalto rinforzante base della Essence, uno smalto viola e uno smalto trasparente. Per cominciare ho usato uno spingicuticole per spingere bene tutte le cuticole indietro, in modo che non intralcino il lavoro che dovremo fare dopo della nail art. Con un tagliacuticole ho tagliato le cuticole in eccesso. Poi con un buffer abbastanza fino ho lucidato e bufferato le unghie in modo da far aderire maggiormente lo smalto. Dopo le ho limate, visto che sono corte, le ho limate un po' tonde. E poi ho applicato la base della Essence rinforzante Diamond. Perché ho appena tolto la ricostruzione e quindi devo rinforzarle le unghie perché sono molto fragili. Poi ho preso il colore viola, l'ho messo sulla tavolozza. E io uso lo spot per fare il French perché viene molto più delimitato e preciso. Così ho cominciato a creare il sorriso del French. E finito di fare tutte le unghie, l'ho lasciato asciugare. Poi sulla tavolozza ho messo i colori acrilici, il magenta e il bianco. Poi con lo spot mi sono aiutata con quello e ho creato il rosa, mescolando i due colori. Questo ci servirà per fare i petali del fiore. È un rosa molto chiaro, quasi confetto. Con il pennello a punta fine a goccia l'ho bagnato, inumidito, e con il rosa comincio a fare i petali a forma di goccia. Bisogna far entrare bene il colore nelle setole, così si distribuirà meglio. I petali sono molto piccolini. Non serve essere precisissime, che dopo facciamo anche il contorno dei petali con il nero. Ecco qua, potete vederlo. Prendo il nero, lo metto sulla tavolozza e lo diluisco con molta acqua fino a farlo diventare molto molto acquoso, perché più acquoso è, più le righe vengono fine. Come vedete, col pennello lo striscio per bene prima di utilizzarlo, così il colore viene rilasciato già nella tavolozza e non tutto sul fiore, perché dopo verrebbe una riga troppo troppo spessa. E questo è il pennello extra fine, punta super zero.
e faccio tutti i contorni dei petali. Poi faccio due righette all'interno del petalo con un dotter e il magenta, faccio i puntini interni e sempre col punta extra fine 0 col nero faccio delle righe intorno al fiore. Poi le faccio anche con il magenta. Questo è un po' diluito con dell'acqua. Poi lo faccio anche col bianco, sempre un po' diluito, non molto diluito perché sennò diventa troppo trasparente. Poi prendo il dotter e con il bianco faccio tre puntini a destra e tre puntini a sinistra. Faccio la stessa cosa sul pollice, quindi con il rosa e la punta goccia del pennello faccio tutti i petali. Poi con la punta extra fine e il nero molto diluito faccio il contorno dei petali e le due righette interne al petalo. Poi col bianco, il rosso, il magenta e il nero faccio le righette intorno, sempre col pennello extra fine. E infine con il dotter faccio i tre puntini a destra e a sinistra con il bianco. Ecco qua com'è finito. Quando diventa opaco, cioè che è asciutto, applico il top coat. Spero che vi sia piaciuta questa nail art. Commentate sotto. Grazie. Ciao, bacioni.